Adesso questo spazio è dedicato all'amore per il cinema, con protagonista un ospite d'eccezione, perché è l'emblema di questo blocco per noi, perché è un nostro conterraneo che si è affermato a livello internazionale grazie alla sua bravura, creatività, professionalità. Tra l'altro, a mio avviso, rappresenta una rarità nel mondo dello spettacolo, perché nonostante il successo è rimasto animato da profondi valori che lo legano alla famiglia, ai figli e alla moglie, preziosa compagna di vita e anche nel lavoro. Quindi un'esistenza incentrata su due grandi amori, la famiglia e il cinema. Il maestro Vittorio Sindoni. Regista e sceneggiatore, Vittorio Sindoni ha un curriculum lunghissimo, quindi sintetizzo. Dopo aver diretto il gruppo teatrale Il Collettivo di Roma, per alcuni anni collabora a rubriche culturali della RAI, come Almanacco e Cronache del Cinema e del Teatro. Passato alla regia, dalla fine degli anni 60, dirige numerose commedie. Italiani è severamente proibito servirsi della toilette durante le fermate. Amore mio, non farmi male, perdutamente tuo, mi firmo Macaluso Carmelo fu Giuseppe. Con gli anni struggenti, noto anche come Il Concorrente, commedia fabulistica ambientata a Roma nei primi anni 60, vince il premio Cinema e Società, assegnato dal Ministero dello Spettacolo, e la targa Mario Gromo. A partire dagli anni 80 si dedica alla televisione. Fra le sue opere di maggiore rilievo, Le ragazze di San Frediano, Il Capitano, Butta la luna, Per una notte d'amore, La mia casa è piena di specchi, Cugino e cugino. Maestro, venga avanti. Innanzitutto grazie per aver accettato il mio invito. Noi anche abbiamo preparato un omaggio video che adesso le faremo vedere, una piccola sorpresa. E vogliamo omaggiarla. Tra l'altro, Il Concorrente, alcune scene sono state girate a Sant'Agata, o sbaglio? Nella casa dell'onorevole Bianco, che avevamo realizzato come sede del Parlamento, perché era un film a basso costo. Allora, in uno dei saloni avevamo fatto un salotto in cui un parlamentare siciliano riceveva questo ragazzo che aveva bisogno di una raccomandazione, cosa non vera, perché questo non succede mai. E in Sicilia, soprattutto. Qui ci sono presenti delle comparse, il dottor Mario Russo, che prima mi ha ricordato, era tra gli onorevoli finti di quella scena. E quindi noi abbiamo preparato due omaggi. Immeritatamente. No, assolutamente. Uno verrà offerto dal Comune, quindi una targa in bronzo che verrà consegnata dal sindaco Bruno Mancuso, che invito a salire sul palco. E poi abbiamo un piatto in ceramica che abbiamo commissionato ad un artigiano di Santo Stefano di Camastra, fatto realizzare dal nostro produttore esecutivo, che ha realizzato anche le immagini video e l'editing grafico video che vedrà subito dopo. Ed è una sorpresa, non voglio dirle ancora che cosa c'è raffigurato sul piatto, così a sorpresa. Innanzitutto, grazie sindaco di essere qui e lo omaggiamo con questa targa. Vuole dire qualcosa? Sì. Come no. Intanto brava Cinzia, grazie per questa serata che ci stai regalando, e anche alla maestra Gatti, al maestro Lembo, agli artisti che ci stanno accompagnando in questa splendida serata. Sono felice anche per me, perché so in futuro che cosa fare, da ora in poi sto iniziando una carriera di attore probabilmente. E grazie soprattutto a Vittorio Sindoni per essere qui con noi. Siamo felici di ospitarlo, siamo orgogliosi di averlo potuto premiare, un testimone della nostra terra, un nebroideo doc che esporta i valori della Sicilia, della famiglia, tutto quello, delle tradizioni, tutto quello a cui noi siamo particolarmente legati. È un ambasciatore della Sicilia nel mondo, quindi siamo felici e onorati di averlo qui stasera e di averlo potuto premiare. Grazie maestro. Sindaco, tra l'altro c'è un ospite che non ha bisogno di essere annunciato, dico soltanto il nome. Tarak Ben Ammar, che è qui un produttore cinematografico, che se magari ci raggiunge sul palco mi rende veramente un onore per me. Io devo dire, Cinzia, se me lo consenti, questa è una serata magica, perché avere due personaggi del cinema del calibro di Vittorio Sindoni e di Tarak Ben Ammar è un
una serata storica per Sant'Agata, difficilmente possiamo ripetere questo momento. Tarak Ben Ammar, a tutti noto, è uno dei più grandi produttori cinematografici del mondo, è amico soprattutto della Sicilia, ha avuto un ruolo importante nella pacificazione politica fra Italia e Libia, è un meridionale come noi, anzi no, lui è settentrionale perché è nordafricano, noi siamo meridionali. Siamo particolarmente onorati perché ha deciso di trascorrere qualche giorno delle sue vacanze qui a Sant'Agata, quindi siamo felici per la sua presenza e lo ringraziamo davvero di cuore. Grazie per questa partecipazione. Possiamo far vedere questo? Sì, vieni Enzo. Certo. Vieni Enzo. Io non l'avevo svelato perché praticamente raffigura un'immagine da vita da set della mia casa è piena di specchi, dove c'è appunto il maestro Vittorio Sindoni con la grande Sofia Loren. E noi abbiamo voluto fare incidere, sì, ho voluto fare incidere una dedica a Vittorio Sindoni, straordinario regista dei sentimenti, grazie di farci sognare. Lo consegna Enzo. Diremmo qualche impressione di Tarak. Prego. Grazie. Sì, devo uscire. Grazie all'amico Salvatore Mancuso. Io della terra siciliana so tante cose e talmente la amo che producendo il film Bahria di Tornatore mi sono ricostruito Bagheria in Tunisia, che è ancora in piedi, e che non potendo ovviamente raccontare la storia di Bagheria su 100 anni perché è cambiata, è stato per la Tunisia dove ho fatto Gesù di Nazareth, il Messia di Rossellini e tanti film, ovviamente la Traviata di Zeffirelli, 60 film, abbiamo ricostruito tante città e anche recentemente in televisione Maria con la Lux e con la Rai. Il regista Sindona è un grande regista e lui ha avuto la fortuna di lavorare con la Sofia Loren, io no, sono a disposizione ovviamente, ma questa terra vostra è bellissima e Sant'Agata non la conoscevo. Salvatore Mancuso ogni anno a Milano, vieni, uno dice sì, sì, poi in realtà non ci mette la testa. Questa volta ho detto mando la barca e salgo a bordo e poi non sono più partito perché sono sempre nel porto, dove faccio i bagni tutti i giorni. A proposito, avete il porto più pulito del mondo perché è una piscina, tutti i giorni faccio nuoto fino alla spiaggia, non ho mai visto un porto così. Che bella serata sindaco, complimenti, lei una carriera la farà, comunque c'è un regista, c'è un produttore, lei è una grande attrice, grazie. C'è già la coppia, grazie. Perché adesso dovete vedere, ora c'è l'omaggio video. No, io sono stasera, diciamo, commosso perché mi ritrovo tra amici, ho rincontrato tanti amici miei che hanno fatto una specie di quiz, pensavo che non lo riconoscessi, ma purtroppo loro sono tutti invecchiati, quindi facevo fatica a riconoscerli, cominciare dall'avvocato Ciccio Brancatelli, che è stato il mio compagno di liceo, a Mario Russo. No, sono contento di questa serata perché qualche anno fa a Italo Zeus, che è stato mio assistente, regista, ho detto negli anni 60 molti siamo andati in fuga dalla Sicilia cercando il successo altrove. Adesso sarebbe necessario che si ritornasse invece in Sicilia ad alzare il livello, la qualità della cultura, del teatro. Questa serata che voi avete offerto stasera è veramente straordinaria. Brava a te Cinzia che l'hai fatta, io devo dare un bacio a questa ragazza che ho visto un'altra volta perché è strepitosa. Mi chiedo dove sono, che scoprono i talenti. È una bella serata perché voi in questo happening siete riusciti a portare sulla scena le cose più belle della nostra Sicilia e anche dei temi coraggiosi. Lo so che tu sei coraggiosa, che ti esponi, ti
ti seguo da tanto tempo, sei tenace, malgrado i miei consigli spesso vadano in un'altra direzione, ma tu resisti e fai bene a resistere, anche perché io ho detto sempre, se ce l'ho fatta io, che nel 59 sono partito da questo paesino che è Capo d'Orlando per arrivare poi a Sofia Loro, ne ho detto io faccio questo progetto se registi a Vittorio Sindoni. Tra l'altro il signor Taracca Benamari l'ho conosciuto nel Megavision a Via dei Villini, che lui aveva i primi approcci che faceva in Italia cercando coproduzioni, adesso è uno dei produttori più forti del Mediterraneo, quindi stasera siamo tutti onorati e felici in questo meraviglioso cornice di questo castello, viva Sant'Agata, devo dire.